La vita è fatta di stagioni. Stagioni diverse. Ci sono stagioni belli. Belli che non vorremmo che finissero mai. Stagioni in cui ringraziamo Dio per le benedizioni, per la famiglia, le persone preziose. Però le stagioni belle finiscono. E ci sono anche stagioni più pesanti dove giorno per giorno ci sono dei pesi, a volte leggeri, a volte pesanti. Però in quei periodi, guardando a Dio, troviamo la forza, il conforto e la pace. Però durante la vita arrivano stagioni, a volte sono rare per certi, arrivano a tutti, altre volte sono più frequenti, in cui i pesi sono così pesanti che perdiamo di vista proprio Dio. Non vediamo Dio. Non sentiamo più il suo aiuto. Non sentiamo più la sua cura. Sembra tutto buio. Attenzione, notate le parole che ho appena detto. Ho detto sembra tutto buio. Ho detto non vediamo la cura di Dio, non vediamo la presenza di Dio. Non ho detto che non c'è la cura, non ho detto che non c'è la presenza, ho detto che non vediamo. Distinzione importante. Nei momenti così difficili, dolorosi, come dobbiamo fare? Come possiamo trovare pace quando non vediamo la presenza di Dio e la cura di Dio? Dio conosce i nostri cuori, conosce come siamo fatti, e perciò lo Spirito Santo ha guidato vari dei salmisti a scrivere vari salmi che parlano di questi momenti, che parlano dei momenti quando non vediamo Dio. Ci sono tanti salmi così. Oggi vogliamo considerare uno di questi salmi, Salmo 77, per capire meglio come fare in quei momenti in cui tutto sembra buio e non vediamo nulla dell'opera di Dio. Se non già, ognuno conoscerà questi momenti, fanno parte della vita di tutti, sono pesanti, non vediamo la luce, tutto sembra tenebre. Non vediamo Dio. Come possiamo fare? Come dico, questo salmo ci mostra come fare. Ci mostra come fare per avere la pace. Quindi troviamo Salmo 77 e guardiamolo insieme. Questo scritto da Asaf descrive un momento della sua vita in cui tutto era buio. Era gravemente afflitto e non vedeva la cura di Dio. Il versetto 1 è la dichiarazione di quello che è la risposta di cosa fare. E poi inizia con i pesi. Quindi, versetto 1 ha scritto avendo visto la cura. E ci dichiara questo. Al maestro del coro ha fatto questo per il coro di cantare, Be'yudathun, Salmo di Asaf. La mia voce si eleva a Dio e grido. La mia voce si eleva a Dio ed Egli mi darà ascolto. Evidentemente Asaf si trova in una situazione veramente pesante, pesantissimo. Più andiamo avanti, più capiremo quanto era una situazione dolorosa, difficile, ma lui inizia dichiarando che nonostante le difficoltà che vedremo, nonostante il dolore, dove guarda? Guarda Dio. Guarda Dio, la mia voce si eleva a Dio e grido. La mia voce si eleva a Dio. Lui guarda fisso a Dio. Lui guarda a Dio. Eleva la sua voce
e grida. Questo descrive una preghiera costante, una preghiera profonda, una preghiera con fede, perché dice: a chi altro prego? Io elevo la mia voce a Dio. Io grido a Dio. Non è che prego e poi lascio il trono per andare a cercare aiuto altrove, no. Io guardo a Dio. In questo momento non vedo l'opera di Dio, ma io prego a Dio. E per fede dichiaro: Egli mi darà ascolto. Egli mi darà ascolto. Non mi ha dato, in questo caso non ho ancora visto, ma Egli mi darà. Questa è una preghiera di fede. Dio opererà, opererà nel modo giusto, nel momento giusto. Però poi Asaf torna probabilmente indietro e racconta come è arrivato a quel punto. Ed era con tanta sofferenza. Iniziamo con versetto 2 a leggere. E quando dice la frase "nel giorno della mia avversità", vuol dire qualcosa di terribile, qualcosa di molto pesante. E dice giorno, che non vuol dire spesso nella Bibbia 24 ore, è un periodo a volte molto lungo. Seguite mentre leggo versetto 2 per capire la situazione di Asaf e quello che faceva. Nel giorno della mia avversità ho cercato il Signore. Durante la notte la mia mano è rimasto proteso senza stancarsi e l'anima mia ha rifiutato di essere consolata. Quando la Bibbia parla di avversità, descrive qualcosa di grave. Cioè, noi spesso abbiamo problemi, ma con un metro biblico non sarebbero considerato avversità. Questo è qualcosa di pesante, non sono i problemi di tutti i giorni, sono situazioni che fanno soffrire con terribile dolore. È molto peggio del solo quello del corpo, c'è i dolori del cuore. Asaf stava parlando in un tempo così, e che cosa ha fatto? Anziché lamentarsi, anziché brontolare agli altri, anziché solo mettersi a piangere di quanto era difficile, Asaf ha cercato il Signore. Non un po', ma tutta la notte, senza stancarsi da stendere la mano. Stendere la mano era un simbolo di pregare. Quindi lui ha pregato tutta la notte senza stancarsi di pregare. Non ha detto: ma ho pregato? No, vado avanti a pregare. Gesù ci insegna a perseverare nella preghiera. In mezzo alla sofferenza e all'afflizione, questa avversità, Asaf ha scelto di cercare il Signore con tutto il suo cuore. Evidentemente è chiaro che il Signore a questo punto non lo aveva risposto, ma Asaf continua a pregare, non si stanca. E poi quando dice l'anima rifiuta di essere consolata, lui diceva: io non cerco la consolazione in altre cose. Dove cerchiamo spesso le consolazioni o la consolazione? Non è vera, ma la cerchiamo nel non pensarci, nel riempire la testa con altro, nel non pensarci di buttarci in qualcosa, spesso peccato, spesso egoismo, per farci non pensare. O cerchiamo, nel mondo si cerca la consolazione nell'alcol, o in situazioni dove ti fa non pensare. Ma Asaf non voleva una falsa consolazione, voleva la vera consolazione, quindi non accettava nulla di meno di quella. Continua a guardare a Dio solo, ma il suo dolore era profondo. Leggo il versetto 3. Mi ricordo di Dio e gemo. Mi lamento, il mio spirito viene meno. Asaf si ricorda di Dio, che probabilmente vuol dire si ricorda della cura di Dio
delle risposte di Dio che adesso non vede. E perciò geme, si lamenta, che non è la parola italiana per lamentarci, uffa, uffa, no, non vuol dire quello. Vuol dire quel lamento di dolore, gridare con dolore. E poi dice, il mio spirito viene in meno, ha perso le speranze, ha perso le speranze, il mio spirito non regge, viene schiacciato dal dolore, dalle difficoltà, dall'abbandono, da tutto. Era così male che non potevo dormire, non trovava sollievo con il riposo di notte, invece non aveva parole per descrivere quanto stavo male. Leggo versetto 4. Tu mantieni aperte le mie palpebre. Sono così turbato che non posso parlare. Quando dice che Dio tiene aperto le sue palpebre, cosa vuol dire? Sta dicendo, io riconosco che tu sei Dio e tu sei sovrano in ogni prova. Quindi la tua provvidenza ha creato la mia situazione. Non capisco perché, ma so che nulla può succedermi se non è secondo la tua perfetta volontà. Perciò questa situazione, questo dolore che mi tiene aperte le palpebre, viene da te. Quindi tu mi tieni aperte le palpebre. Tu mantieni aperte le mie palpebre. Non mi lasci dormire la notte per quanto è forte il dolore. Non è una cosa di accusa di Dio, è riconoscere. È riconoscere. E poi dice, sono così turbato che non posso parlare. Non ho più parole. Non ho più parole, è troppo profondo il dolore. La vita non è sempre così, ma a volte la vita è così. Ed è buono insegnare ai figli di non sperare una bella vita, perché la vita comprende momenti così, dove il dolore è così profondo che non ci sono parole. E se non c'è Dio, dove ti rivolgi? Se non solo a Dio. Asaf si trovava così. Andiamo avanti, riconoscendo il suo dolore, ma poi vediamo come farà per stare meglio, ma ancora da trovare, vedere il suo dolore. Così, che cosa fa Asaf per trovare pace in questo periodo così doloroso? Si ricorda dei giorni antichi, giorni belli, tempi in cui vedeva la benedizione di Dio, medita sulla cura e la presenza di Dio nel passato, pensa a come aveva cantato nel passato, ma poi questo lo fa vedere ancora di più quanto è pesante la sua situazione attuale, in cui non vede per nulla la presenza e la cura di Dio. Cioè cerca di stare meglio pensando al passato, ma alla fine lo fa solo pensare a quanto sta male. Leggo 5 e 6. Ripenso ai giorni antichi, agli anni dei tempi passati. Durante la notte mi ritorna alla mente il mio canto, medito nel mio cuore e il mio spirito investiga. Asaf sta cercando di guardare al Signore. Riflette sulla cura passata, pensa ai giorni che erano più benedetti, pensa a questo giorno e notte, ma il peso delle avversità che sta affrontando è così grande che arrivano dei dubbi, dubbi della cura di Dio. Credo che ognuno di noi abbia avuto momenti in cui si dubita della cura di Dio, dell'opera di Dio, a volte del cuore di Dio. 7 a 10 leggiamo il cuore di Asaf e quanto era messo male. Mettiamoci nei panni di Asaf mentre leggo, capendo che questo è grave. Mi rigetterà il Signore per sempre e non mi graderà mai più? È la sua benignità cessata per sempre? È la sua parola venuta meno per tutte le generazioni?
a Dio forse dimenticato di avere pietà e ha nell'ira posto fine alle sue compassioni? Io ho detto, il motivo della mia afflizione è che la destra dell'Altissimo è mutata. Che cosa stiamo vedendo qui? Stiamo vedendo pensieri che nascono quando focalizziamo su quello che ci fa male e non su Dio. Asaf, guardando alle circostanze, arriva ad avere pensieri terribili, falsi. Magari all'inizio aveva più fede, ma man mano sotto il peso del dolore della situazione comincia a venire meno nella fede e gli vengono questi dubbi terribili che possono schiacciare una persona. Prima di tutto viene il pensiero che era stato rigettato dal Signore. In realtà non era stato rigettato. Era solo una prova che Dio aveva stabilito per lui. Non c'entrava nulla con essere rigettato. Dio lo aveva sempre curato e lo stava curando e lo avrebbe continuato a curare, ma arriva questo falso pensiero, forse il Signore mi ha rigettato. Quando siamo in sofferenza, sempre ma soprattutto in sofferenza, arrivano pensieri falsi. Arrivano pensieri falsi. E dobbiamo non credere a tutto quello che ci arriva. E a Asaf è arrivato il pensiero di chiedersi se forse Dio non lo graderà mai più. Ma anche questo? Non è che Dio non lo gradiva. Oh, quanto possiamo avere pensieri falsi. Voglio capire che il fatto che sento una cosa non vuol dire che sia vero. Quanto è importante confrontare i nostri pensieri con le verità di Dio. E spesso abbiamo bisogno di aiuto per fare questo. Beata la persona che è trasparente. Beata la persona che non tiene dentro di sé i suoi pensieri. Perché chi tiene dentro di sé spesso non riconosce che sono falsi. E porta avanti mesi o anni pensieri falsi. Quando ci umiliamo e siamo trasparenti, possiamo aiutare gli uni gli altri a riconoscere la verità. La benignità di Dio non era cessato. A lui sembrava, ma non era vero. Lui non era stato abbandonato. A lui sembrava di essere stato abbandonato, ma non era vero. Quanto dobbiamo non fondarci su quello che a noi sembra la situazione. Confidiamo nella verità, non in quello che a noi sembra come situazione. Asaf dubitava la benignità di Dio verso di lui. Poi arriviamo al falso pensiero che forse era il peggio di tutto. Si chiede se la parola di Dio fosse venuta o meno per tutte le generazioni. In altre parole, ricordando che Dio aveva fatto grandi promesse al suo popolo, comincia a pensare Asaf che Dio fosse venuto meno alla sua parola. Cominciava a dubitare che Dio sia fedele a mantenere la sua parola. Questo è grave. Dio è fedele. Dio è fedele. Questo non era solo chiedere dove sei Dio, ma è proprio dubitare che Dio mantiene la parola. Questo è grave perché Dio mantiene sempre la sua parola. Asaf continua e si chiede se forse Dio ha dimenticato di avere pietà. Ma Dio, volta dopo volta, aveva mostrato grande pietà verso il suo popolo. Grandissima pietà verso il suo popolo aveva mostrato e poi più volte viene dichiarato che Dio è pietoso. Dio lo dichiara, lo mostra e lo dichiara. Ma Asa, focalizzando sul suo dolore, comincia a dubitare la pietà di Dio e comincia a dubitare le compassioni di Dio. Ma Dio aveva mostrato grandi compassioni al suo popolo per secoli.
dicendo anche che è pieno di compassione, è il suo carattere, quanto i nostri pensieri possono portarci lontani dalla verità, quanto i nostri pensieri possono essere il contrario alla verità, contrario alle promesse sicure di Dio. Asaf è caduto in questo modo storto di pensare. Egli conclude questi pensieri storti con il versetto 10. Lo leggo di nuovo, o lo leggo. Io ho detto, il motivo della mia afflizione è che la destra dell'Altissimo è mutata. Asaf sta accusando Dio. Lui sta dicendo, Dio non è lo stesso ieri, oggi e per l'eternità. Dio cambia, lo sta accusando falsamente. Fratelli e sorelle, se siamo onesti, dobbiamo riconoscere che a volte anche noi cadiamo ad accusare Dio. Anche noi arriviamo a vedere tutto nero, a dubitare la cura di Dio, a dubitare le promesse di Dio, a dubitare il cuore di Dio. Dubitiamo quello che Dio ha dichiarato. Dubitiamo la benignità di Dio e la fedeltà di Dio, e questo è grave, perché Dio non cambia. E quando pensiamo così ci rovina spiritualmente. Perciò la domanda è, come possiamo fare quando arriviamo così? Come possiamo avere pace quando tutto sembra nero? Come possiamo fidarci di Dio quando non vediamo l'opera di Dio? Come possiamo avere fede quando tutto sembra nero? E grazie a Dio. Nonostante che Asaf era caduto così profondamente, adesso, iniziando nel versetto 11, ci dà l'esempio di quello che dobbiamo fare noi in questi momenti. Seguitemi mentre leggo i versetti 11 e 12. Ricorderò le opere dell'Eterno. Sì, ricorderò le tue meraviglie dei tempi passati. Mediterò su tutte le tue opere e considererò le tue gesta. Questi versetti contengono tre verbi, verbi che sono fondamentali per noi. Dobbiamo usare noi questi verbi per avere pace in questi momenti difficili. Due volte troviamo il verbo ricorderò, ricorderò. Poi c'è il verbo meriterò e poi troviamo il verbo considererò. Per poter avere pace, la pace di Dio, in mezzo alle prove profonde, dobbiamo ricordare le verità giuste. Dobbiamo meritare e considerare queste verità. Non solo ricordare per un esame, ma proprio meditare e considerare a fondo. E quali sono le cose che dobbiamo ricordare? Su che cose dobbiamo meditare e considerare? Dobbiamo ricordare, non in senso vago o generico, ma in senso dettagliato, dobbiamo ricordare le opere dell'Eterno. Dobbiamo ricordare le meraviglie che Dio ha compiuto nel passato. Anche noi facciamo parte di quelle meraviglie. Anche noi facciamo parte dell'opera dell'Eterno. E dobbiamo ricordare queste cose, ricordare a fondo. Ricordare in modo dettagliato per essere colpiti di quello che Dio ha fatto, perché cambia tutto oggi. Per Asaf, ricordare le opere dell'Eterno riguarda le grandi opere di Dio nel liberare il suo popolo dall'Egitto e farlo passare per il Mar Rosso e portarlo alla terra promessa. Quali sono le grandi opere di Dio per noi? Fermiamoci a pensare. Le opere di Dio per noi comprendono l'opera di Dio di mandare il suo unigenito figlio, Gesù Cristo, alla croce per pagare il nostro debito in modo da poter perdonarci e riconciliarci con Dio. Che immensa opera, che il valore di questa opera non finisce mai. Mai. Un'altra opera di Dio per noi era di farci rinascere, la rigenerazione, la nuova nascita.
Dacci la nuova vita, facci passare dalla morte alla vita. Un'altra grande opera era di sigillarci con lo Spirito Santo, che ci è anche stato dato come cappara per la garanzia della nostra piena redenzione nel giorno di Cristo. Che immense opere! E sono solo alcune delle opere di Dio. E come Asaf poteva ricordare le grandi opere dell'Eterno che riguardavano il popolo di Israele, noi possiamo e dobbiamo ricordare le grandi opere di Dio che ci hanno dato la vita eterna in Gesù Cristo. Le opere di Dio ci hanno dato le promesse sicure di Dio. Le opere di Dio nel salvarci eternamente sono più grandi delle meraviglie al tempo passato di cui parlava Asaf. Se Asaf aveva motivo di ricordare e meditare sulle grandi opere di Dio, quanto di più noi abbiamo motivo per ricordare e meditare e considerare le opere di Dio a nostro favore. Ed è proprio questo quello che dobbiamo fare. Dobbiamo scegliere nei momenti più dolorosi della vita, dove non vediamo nulla della cura di Dio, non che non c'è, ma non vediamo, dove non vediamo la presenza di Dio, anche se c'è. Dobbiamo scegliere di ricordare le grandi opere di Dio a nostro favore nel passato e di meditare su quelle opere. Solo così troveremo la fede per poter avere la pace in quel periodo difficile e doloroso in cui ci troviamo. Nel versetto 13 Asaf passa da ricordare le opere a ricordare la persona di Dio. Quanto è importante che guardiamo e ricordiamo non solo le opere di Dio, ma la persona di Dio. Leggo versetto 13. Oh Dio, la tua via è santa. Quale Dio è grande come Dio? Qua Asaf parla di due attributi di Dio: la santità di Dio e la grandezza di Dio. Quanto è importante per noi di non solo ricordare le opere, ma la persona di Dio, i suoi attributi. Nella Bibbia l'attributo più menzionato di tutto è la santità di Dio. Dio è assolutamente e perfettamente santo. Vuol dire che è perfetto in tutto quello che fa, per imperfezione serve il peccato, e Dio è perfetto in tutto. Dio non può sbagliare. Sbagliare sarebbe un peccato, una mancanza, ma Dio è tre volte santo, è perfetto, è puro in ogni cosa che fa e possiamo perciò fidarci totalmente di Dio. Inoltre Dio è grande. Non ci sono dei grandi come Dio. No, Dio è l'unico Dio ed è grandissimo, infinito. Non c'è situazione nostra difficile per Dio. Non ci sono circostanze mie o tue che Dio non può gestire in modo perfetto e che non gestisce in modo perfetto. E perciò possiamo fidarci di questo Dio grande, santo e perfetto. Inoltre Dio è grande e non ci sono altri, che vuol dire che nulla e nessuno può ostacolare l'opera di Dio in noi. Non è che le persone malvagie o Satana o le circostanze possono in qualche modo ostacolare Dio. No? No? Quale Dio è grande come Dio? Non c'è nessuno. Possiamo fidarci di Dio. Quando pensiamo a Dio, pensiamo alle opere di Dio e pensiamo alla persona di Dio. 14:15 ci parlano ancora della persona di Dio e anche quello che ha fatto. Leggo. Tu sei il Dio che compie meraviglie. Tu hai fatto conoscere la tua forza tra i popoli. Con tuo braccio hai riscattato il tuo popolo, i figli di Giacobbe e di Giuseppe. Qua Asaf, ancora pienamente in mezzo alla sua situazione difficile, senza vedere la luce, continua a parlare e ricordare chi è Dio. Qui
ricorda che Dio è il Dio che compie meraviglie, si ricordi di come Dio aveva fatto conoscere la sua grande forza fra i popoli, e questo quando Dio aveva riscattato il suo popolo dalle sorelle, e si ricordate la fama di Dio e quello che aveva fatto, si è sparso a tutte le nazioni intorno, e per secoli si ricordavano di quello che Dio aveva fatto per il suo popolo, perché non c'è nessun Dio, perché sono tutti falsi, che ha mai fatto nulla del genere, ma Dio sì. E Asaf, dopo secoli, si ricorda di quello, perché lui era un beneficiario di quello, era nella terra promessa, perché Dio aveva fatto quello. Che possiamo dire noi? Non è che per noi Dio ha compiuto opere ancora più grandi? Dio ci ha riscattati, non da un popolo terreno, liberando loro dagli egiziani. No, ci ha riscattati dalle potenze delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Dio ci ha riscattati a caro prezzo, con il prezzo del sacrificio del suo figlio. Ecco come possiamo avere fede quando le prove sono profonde. Ricordare quello che Dio ha fatto e chi è. Asaf continua, perché non basta solo dire poco, no, bisogna ricordare, meditare, e lui va avanti parlando di quando Dio aveva salvato il popolo Israele dall'Egitto, li aveva portato al Mare Rosso dove non c'era speranza, con mari davanti, soldati di egiziani dietro, e Dio ha aperto le acque. Leggo di questo, 16 e 19. Le acque ti videro, oh Dio, le acque ti videro e furono spaventate, anche gli abissi tremarono, le nubi versarono diluvi di acqua, i cieli tuonarono e le saette guizzarono. Il fragore del tuo tuono era nel turbine, i lampi illuminarono il mondo e la terra fu scosso e tremò. Apristi la tua via in mezzo al mare, il tuo sentiero in mezzo alle grandi acque, e le tue orme non furono riconosciute. In questi versetti Asaf racconta le grandi opere che Dio aveva fatto per salvare il suo popolo dall'Egitto. Era un miracolo mai visto in tutta la storia del mondo. Era per dimostrare la potenza di Dio al suo popolo. Pensiamo come a quello che stiamo vedendo qui. Asaf si trova nell'avversità, che vuol dire gravemente in sofferenza. Non vedeva nulla dell'opera di Dio. Non vedeva come Dio lo stava curando, non vedeva. E quindi i suoi pensieri corrono dove? Abbiamo visto prima, a dubitare Dio. Ma poi lui si ferma a dire no, questi pensieri non sono veri, non è quello Dio. E nonostante che non vedeva, dice io scelgo di ricordare le grandi opere di Dio, di ricordare la persona di Dio. E lui combatte i suoi falsi pensieri. Lui combatte i suoi falsi pensieri scegliendo di ricordare le verità di Dio che sapeva. E lui conclude il Salmo parlando del cuore di Dio per il suo popolo. Versetto 20. Tu guidasti il tuo popolo come un gregge per mano di Mosè e di Arone. In questo ultimo versetto Asaf ricorda quanto Dio è un buon pastore per il suo popolo, per le sue pecore. Si ricorda che Dio aveva guidato il suo popolo come un gregge. Quindi questo concetto di pastore per mano di Mosè e di Arone era sempre Dio, ma si serviva di uomini. Un buon pastore cura il suo gregge perfettamente, e la cura di Dio era perfetto, era costante, era saggio, era potente ed era tenera. E Asaf si ricorda Dio così, come pastore del suo gregge. Perché ricordando
la potenza di Dio, ma qui la cura di Dio come pastore. Potevo trovare di nuovo la fede in questa situazione. Non vedeva, ma potevo avere pace. E poteva dire quello che aveva detto nel versetto 1, quando dice: la mia voce si eleva a Dio e grido, la mia voce si eleva a Dio ed Egli mi darà ascolto. Adesso, ricordando la potenza di Dio, la santità di Dio, la grandezza di Dio e le opere di Dio, e adesso ricordando la cura di Dio come pastore, ho pace. Egli mi darà ascolto. Nel suo modo, nel suo tempo, ma io so che Egli mi darà ascolto. Questo salmo è per noi. Questo salmo è per noi quando non vediamo l'opera di Dio. Questo salmo è per noi quando tutto sembra nero, quando ci sentiamo abbandonati. Non siamo abbandonati. Quando non vediamo nulla. Ma allora quando non vedo, cosa devo fare? Devo ricordare. Ricordare le opere di Dio. E ricordare la persona di Dio. La santità, la grandezza, la potenza, ma anche il cuore. Il nostro buon pastore che noi troviamo in Gesù Cristo. E così possiamo avere pace. Non perché le circostanze cambiano, ma perché stiamo vedendo Dio. Grazie a Dio per questo salmo. Prego che possiamo vivere quello che abbiamo appena visto in Asaf. Padre, voglio ringraziarti. Tu permetti tempi benedetti, gioiosi, permetti altri momenti più dolorosi, ma poi a volte permetti tempi terribili, tempi con grandi, grandi dolori, dove non vediamo nulla della tua cura. C'è, ma non in modo che vediamo. E io ti ringrazio per questo salmo, ti ringrazio per questo uomo Asaf che ci insegna cosa fare per avere la tua pace. E vogliamo fare questo, vogliamo seguire il suo esempio e guardare a te e ricordare per avere fede per oggi. Grazie, oh Padre. Per la parola ti prego di applicarla a noi con lo Spirito Santo, per il nostro vero bene e per la tua gloria. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.